Ma quanto bravo è a disegnare Mattia De Iulis. Mamma che tavole, ragazzi, non vedevo l'ora di parlarvene. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Davide Maga e oggi parliamo di fumetti. Voi condividete, mi piacciate, commentate, mi raccomando, perché bisogna far conoscere a tutti quanti i bei fumetti in Italia. Oggi abbiamo The Cull, volume 1, perdita, edizione BD, un bel volume brossurato con dei bellissimi effetti anche in copertina, edizione italiana curata dal grandissimo Simone Di Meo, che saluto, che ha fatto un ottimo lavoro. Ma tutto il volume mi è piaciuto e voglio assolutamente il seguito perché, come vi ho detto prima, è il volume 1. Detto ciò, qua hanno lavorato Thompson, De Iulis e Elau. E hanno realizzato un volume che prende degli spunti da varie praticamente serie TV, da vari libri, da vari fumetti, eccetera, e le amalgamano molto bene per creare qualcosa di nuovo, fresco, innovativo che mi è molto, molto, molto piaciuto. Ma di cosa parla questo volume? Abbiamo una serie di ragazzi che vogliono girare questo cortometraggio praticamente di notte e vogliono realizzare questa cosa qua per creare un ricordo per loro, perché dopo le loro strade si divideranno per colpa della scuola, eccetera. Quindi volevano creare qualcosa tutti insieme. In realtà è il pretesto per poi sviluppare tutta la trama. Comunque, questi cinque ragazzi, Kate, Will, Wake, Lux e Cleo, partono per appunto questa destinazione. Cleo ha subito una perdita in famiglia non da molto, ha perso il suo fratello e questo è anche il motivo per cui lei vuole imbarcarsi in questa avventura. Ovviamente quando arrivano in questo posto si trova il paranormale, nel senso questo varco dimensionale che ti trasporta in un altro mondo, e da lì, quando arrivano in questo nuovo mondo, ovviamente titubanti perché non credevano nell'esistenza di mondi alternativi, mondi paralleli, eccetera, non capiscono cosa sta realmente succedendo, e vanno in questo mondo e questo mondo comincia ad adattarsi a loro, e loro da questo mondo sviluppano dei superpoteri che poi servono a difendere il loro mondo natale. Perché vi dico questo senza fare grossi spoiler? Questo mondo parallelo è arrivabile da vari punti, quindi da vari mondi anche probabilmente alternativi. E loro si sono trovati a portare nel proprio mondo questi esseri che vivono nel mondo parallelo. È un casino, magari sentito così da spiegare, ma sono stati veramente bravi a renderlo all'interno del volume. I disegni sono realizzati molto molto bene. E questo aiuta tantissimo nella caratterizzazione dei personaggi, aiuta molto per capire anche tutti questi alieni che andremo a vedere e tutti questi esseri, più che altro, che faranno parte di tutte le pagine all'interno del volume. Mi è piaciuto come in un solo volume hanno caratterizzato bene i personaggi, come hanno sviluppato le storie amorose all'interno del gruppo, e lo trovo un fumetto interessante, bello e fresco e anche molto divertente, nel senso che ogni pagina, specialmente verso la fine, è piena ricca d'azione, di pathos, anche di elementi fantastici, perché ci sono delle doppie pagine veramente disegnate da Dio e non vedo l'ora proprio di capire cosa combineranno. C'è un colpo di scena finale, un po' pilotato se vogliamo, però un colpo di scena finale molto bello che ti fa venire voglia di andare a leggere il volume successivo. E secondo me è un fumetto che facilmente potrà diventare una serie TV. È già pronto, secondo me, per essere una serie TV classica adolescenziale e non vedo l'ora di vedere gli sviluppi futuri. Mi piace proprio il tratto di Mattia. Lui riesce con questo stile grafico molto bello a risaltare bene i personaggi, a renderli 3D, a renderli vivi. Cioè, sembra proprio veramente un fumetto quasi un fotofumetto, nel senso delle persone reali disegnate, e i colori utilizzati sono qualcosa di magnifico. I poteri tutti sul violaceo hanno un'importanza atomica e ogni personaggio sviluppa un potere non
a caso, ma in base al proprio vissuto e alla propria personalità. Una figata atomica, mi è piaciuto, l'ho letto in un colpo solo, è una figata, ve lo consiglio caldamente. Come sempre, se volete acquistarlo, sotto nella descrizione del filmato c'è il link per acquistarlo al mondo virtuale e per supportare la mia attività e supportare anche il canale YouTube. E ci sono tutti i link soliti per seguirmi su tutti i social, Instagram, TikTok, qua su YouTube, eccetera. E da Maga per oggi è tutto. L'hashtag è sempre solito, io sono virtuale. Se avete domande sotto nei commenti fateli pure, sarò felice di rispondervi e passate a trovarmi in negozio. Io sono virtuale, mi raccomando il nostro hashtag mitico, leggete i fumetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!